Pinigo è un'altra vettura, un altro prototipo molto particolare che fu definito anche provocatorio. Però mio padre voleva fare qualcosa di veramente particolare, qualcosa di speciale per festeggiare gli 80 anni della Pininfarina e fece qualcosa di un po' controcorrente. Il design della Pinig è attuale oggi nella sua semplicità, nella sua classicità, riprende un po' certe linee tese, certi stilemi classici della Pininfarina degli anni 70. Una berlina quattro porte Ferrari, provocatoria, però bella proprio per i suoi contenuti propositivi di innovazione.